anche a vedere sul parlario se c'era questa forma di bestemmia. Io non la trovo questa bestemmia. Che significa poi questa? Niente, niente. Per non bestemmia. Caio Sempronio non è una bestemmia, cavolo. Parafrasare il cane, insomma. No, lui, lui in poche parole. Il bestemmiare si dice. Io per non bestemmiare, dico anche maremma puttana. C'è stato qui un giorno uno della procura in una partita in casa che mi disse: mister, però non bestemmi. No, gli disse, io ho detto maremma puttana. No, avevo capito male, mi scusi, cioè, ma almeno ti vengano a chiedere. Hai capito Barbanotto? No, capito il discorso, cioè te devi stare fermo 3 giornate, chiedetevi voi il perché, io me lo sono chiesto. Vabbè, si è richiesto anche la società, sta facendo reclamo, perciò vediamo. Io mi auguro che chi sia tenuto a giudicare tenga conto che queste non sono bestemmie. Bestemmie sono altre, almeno a casa mia. Io non so, io dico un sacco di cose ma non bestemmio. Me ne scapperà una all'anno, proprio quando mi incazzo proprio di brutto, ma non avevo nessun motivo per essere incazzato in quella partita lì. Perciò io, poi lo dice lui stesso che io non ho detto quello che ha detto lui prima. Intende lui che se a me quello che mi meraviglia è che è il giudice e mi dà fastidio. Come mi dà fastidio che qualsiasi persona con un tesserino d'avvocato, di notaio, di quello che vuoi, venga in un campo di calcio, non essendo dentro l'ambiente sportivo, come sente la mezza cosa, se fa l'intelligentone ti fa squalificare, per quale motivo? Poi andiamo a Caserta, il quarto uomo non c'è, siamo qui. La partita è stata regolare, lo dice l'arbitro, però qui siamo ancora a reclami, reclamini e reclamoni. Allora mi chiedo, ma perché invece di risparmiare soldi per un procuratore federale che dovrebbe attenersi perlomeno alle cose reali, no a pensare lui che io ho bestemmiato, prendessero un ragazzo dalla quarta serie, lo mettano a fare il quarto uomo e forse ci abbiamo meno casini tutti. Comunque, io ho fiducia in quello che poi verrà in seguito, ho fiducia nel presidente che farà il reclamo, perciò vediamo. Mi dà molto fastidio perché io, da quando sono qui, ho sempre anche cercato proprio per... Mi dà fastidio non aiutare la squadra, questo sì, per questo mi dà noia. Però sono grandi, sono vaccinati, c'è Isetto che, anche se ha un carattere totalmente diverso dal mio, è uno che ogni volta io sono stato buttato fuori, in passato ha sempre fatto lui, perciò non ci sono problemi, vediamo come organizzarci. Noi l'errore più grosso che possiamo fare è pensare agli altri. Noi dobbiamo pensare alla nostra di partita, è una squadra difficile perché 2 settimane fa ha vinto 3-0 con una squadra che era all'Ischia, che non aveva tutti i giocatori che gli mancavano come contro di noi. E poi la settimana dopo ha perso di brutto, io ho visto la partita, hanno giocato male, ma ci sta nel corso di un campionato di giocare male. Io ho messo sull'avviso i miei, perché questa è una squadra giovane, corrono molto e se noi non ci adeguiamo e corriamo più di loro facciamo fatica a questa partita. Cioè io mi auguro che nell'intelligenza dei ragazzi, perché da qui alla fine se sbagliamo un po' paghiamo. Noi siamo partiti con l'handicap di recuperare dei punti da quando sono qua io. E ci sono delle partite dove per noi sono determinanti, non le riesci a giocare come a giocarle bene come hai fatto la settimana avanti, perché pesa molto, ci sei arrivato scarico anche mentalmente oltre che fisicamente. A me, io gliel'ho detto che siamo scesi di 2 livelli rispetto a Foggia e se vogliamo lottare per vincere il campionato questo non ci deve più succedere. Noi dobbiamo stare sul pezzo, lottare, stare attaccati al carro, se noi scendiamo di livello diventiamo abbordabili per tutti, anche per il match. Perciò la mia preoccupazione è questa, è come andremo a campo, perché noi ci giochiamo un sacco di cose, mancano 10 partite alla fine mi sembra, perciò poi non hai più un rimedio. Noi ora finora abbiamo avuto rimedio, no? Nel cercare di recuperare posizioni. Ora ragazzi devono capire che non possiamo più scherzare, se vogliono fare la Serie B non devono più sbagliare atteggiamento, devono
fare sempre grandi partite per avere perlomeno la coscienza a posto. I ragazzi non sbaglieranno partite. Sarà una sensazione, sarà... Io credo di avere a che fare con delle persone intelligenti che sanno benissimo che se sbagliamo atteggiamento in partita poi lo paghiamo, e lo paghiamo caramente buttando via il lavoro di un anno. Per loro è il lavoro di un anno, per me è di 7-8 mesi. Perciò mi fido di loro, io mi fido di loro, io so che c'è un gruppo dentro che sa che deve, quello che deve fare, perciò vediamo. Poi io ho sempre pensato che i campionati si decidano a marzo ad aprile, perché pesa un sacco di cose, pesa la responsabilità, pesa la tensione, pesa come ci arrivi soprattutto, perché devi sperare di arrivarci bene, di correre, di stare bene mentalmente e fisicamente. Noi speriamo di stare bene, noi abbiamo fatto quello che potevamo fare per stare bene, poi le partite vanno giocate.